Ciao Andrea, siamo Ciao. qua con Andrea Nicolato, che è un artista delle nostre zone, precisamente siamo a Este, provincia di Padova, su una delle vie più suggestive. E fai come fosse a casa tua, ripeto. Grazie. No, a parte gli scherzi, ci ha aperto il suo scrigno dei tesori, il suo studio. Io partirei subito a bomba. Poca, Poca ansia, ovviamente. esatto. Chi è Andrea Nicolato? Come ti definisci? Niente, sono un ragazzo di un ragazzo vecchio dentro, in realtà di 27 anni, nonostante ne dimostri 80. E niente, da sempre disegno, dipingo. E questo sono, fondamentalmente un pittore. Ecco, non saprei. Come persona, appunto, tu hai mai scisso le due cose? Nel senso, hai mai avuto un Andrea Nicolato che si alza la mattina, va al lavoro e un Andrea Nicolato che la sera dipinge, oppure viceversa? Cioè, le due o più personalità che hai coincidono o sono Allora, completamente diverse? le esperienze di vita, cioè, sono imprescindibili anche, cioè, sono un elemento fondante del mio lavoro. Poi, per necessità, purtroppo non vivendo di questo, okay, nonostante disegni e dipinga tutti i giorni della mia vita, da quando sono piccolo, fondamentalmente, comunque ho sempre disegnato, ho sempre portato avanti questa cosa. E io sì, tutte le mattine mi alzo, vado a lavoro, faccio la mia vita, faccio tutt'altro come lavoro, senza entrare nello specifico. E sì, e cerco di impegnarmi anche in quello che faccio. Senza però, cioè, è come dire, non è possibile dividere le due cose, ok? Il lavoro certo è ciò che mi dà da vivere, lo faccio con impegno, lo faccio con dedizione, quello che ci va dietro. Però ciò che veramente mi spinge, ciò che veramente mi rende vivo, fondamentalmente, è la pittura. E di conseguenza la pittura, essendo la vita stessa, diventa un tutt'uno. Perché ciò che creo, magari, o ciò che cerco di rappresentare, ha le sue radici, le sue fondamenta proprio sulla mia vita, sulle mie esperienze di vita. Cioè, Quindi, vabbè, la speranza c'è. si Cioè. intende che il tuo obiettivo futuro è vivere di quello che fai. Sì. Ma adesso, praticamente, quali sono le soddisfazioni che provi da quello che disegni? E soprattutto se viene dipingi più che disegni, soprattutto se viene ricambiata. Allora, le soddisfazioni, devo dire la verità, non sono, spesso non sono moltissime, ma non per a causa di altre persone. Magari ricevo anche spesso complimenti, cose, ma anche qualche lavoro. E il fatto è che io per primo sono molto critico con me stesso, Ok. ok? Quindi magari accetto, mi fa anche molto piacere, però poi cerco di osservarlo con un occhio oggettivo. E sulla base di quello che è la mia cultura estetica e quindi su una serie di presupposti che magari nel mio lavoro vedo tuttora che mancano. E quindi spesso, appunto, se non ricevo feedback è anche a causa mia, perché non sono il primo ad esporsi, ecco. Cioè Certo. non ho questa voglia di emergere immediatamente, questa voglia di dire esisto, soprattutto perché per me c'è ancora tanto lavoro da fare. Proprio dal punto di vista anche del pensiero e di ciò che poi viene trasmesso nei lavori. E ci vorrà del tempo e mi auguro poco. Però questo non è dettato da me e soprattutto una volta che ci si mette l'impegno, la dedizione, tutto quello che ci va dietro, questo è già sufficiente, ha già ragione di essere e di esistere. È proprio l'impegno e il lavoro stesso del farlo è importante. E quali emozioni provi mentre disegni? Allora, i sentimenti che si provano, ma è una domanda molto complicata in Certo. realtà, ok? Perché va a toccare aspetti molto, molto personali e che non è detto che siano condivisi da tutti, d'accordo? Da tutti Certo. coloro che cercano di fare questo. E nel mio caso specifico,
Io fondamentalmente non è che sia una persona particolarmente, cioè sono sorridente, così gioviale, allegro, eccetera, però magari ci sono aspetti della mia vita che sono abbastanza complessi, ok? Complessi. E nella pittura, essendo essa stessa la vita, quello che si cerca di fare, di creare, almeno io cerco di riportare questa tragicità, questa mia visione tragica del mondo fondamentalmente. Ok, quindi detto questo, quanto una tua opera è oggettiva e soggettiva? E soprattutto, visto che hai un aspetto così tragico di quello che vivi, aspetti che una persona legga del tragico su quello che dipingi? Ma io non ho aspettative su No. ciò che possa, ciò che potrà provare l'osservatore. Chiaro. Ciò a cui aspiro, d'accordo, è riuscire a trasmettere una sensazione, ok? A riuscire a far sì che l'osservatore si possa porre delle domande riguardo a certe tematiche, a quantomeno porre delle domande e possibilmente anche non avere delle risposte, ma comunque porre delle domande a se stesso. Ed io per primo cerco di farlo e mi interrogo nella pittura, chiedo a me stesso allo stesso tempo. È soggettivo nel momento in cui ho la mia esperienza di vita, la interiorizzo e poi successivamente la esteriorizzo. Una volta che è esteriorizzata e quindi è trasmessa nel dipinto, nel lavoro che faccio, non è più soggettivo perché questa era la mia esperienza da cui ho tratto, da cui ho creato, da cui ho preso, chiamiamola, l'ispirazione, ok? Da qui, una volta rielaborata, si trasmette sulla tela. Successivamente diventa oggettiva quando l'osservatore la prende e la interpreta. Che rapporto hai con i tuoi sentimenti? È molto, molto complesso, in Immagino. realtà. Ciò che esteriorizzo, cioè ciò che cerco, che esterno magari nel mondo, non sempre è la realtà di come sto. Cerco comunque di essere una persona abbastanza gioviale, appunto, sorridente, Certo. amichevole, soprattutto cerco di essere gentile con tutti e disponibile il più possibile in realtà. E invece ciò che magari provo dentro è completamente diverso. Cioè, ho molti lati oscuri della mia persona che magari tengo molto. Cioè, cerco di tenere abbastanza Credo che sia una nascosti. cosa cioè, Fisiologica. di qualsiasi essere Sì, umano, insomma. sicuramente, sicuramente. Diciamo che sì, non sono la classica persona che vedi, magari sì, sempre pressante, triste, così, magari anche come atteggiamento. Cerco di essere propositivo, poi purtroppo magari non ci riesco, ok? No, beh. Però l'atteggiamento è quello, nel senso sono qui, ho questa possibilità di essere al mondo, di creare, ho dei motivi per essere al mondo al momento. E quindi cerco di fare il possibile per sfruttare il tempo che ho a disposizione e anche di sfruttarlo al meglio, cercando di fare del bene fondamentalmente, per quello che mi è permesso, quello che posso. E in relazione a questo, i rapporti umani che hai e che coltivi, come bene o male li gestisci? E soprattutto se sono collegati all'arte? Allora, sono purtroppo, cioè per fortuna, questo dipende dai punti di vista da chi mi conosce in realtà, dovrebbero dirlo gli altri, dovrebbero dare agli No, altri questa no. risposta, però sono abbastanza selettivo, nel senso che tendenzialmente sono una persona che sta molto, molto da sola, cioè io finisco Tendenzialmente. lavoro, vedo magari la mia ragazza, siamo insieme, vedo qualche mio amico ogni tanto, ma per lo più una volta che c'è lavoro e dipingo e disegno. E non ho molte relazioni esterne, ma anche per scelta, perché magari potrei anche uscire, non è che mi è negata questa cosa. Certo. È semplicemente che spesso cerco di tenere, magari vedo volentieri i miei cari amici, magari amici che ho da un sacco di anni e con la quale mi trovo bene a parlare, ma mi sono reso conto nel corso degli anni che appunto sono tutte persone che nel bene o nel male hanno qualcosa da dire. Hanno magari avuto anche delle sofferenze personali o comunque hanno una visione molto simile alla mia della vita e del mondo Certo. e con la quale posso parlare. Purtroppo sì, non faccio fatica a relazionarmi con persone
che non hanno sofferto, non No, so come ok, dirla, chiaro. però sì, faccio fatica e quindi di conseguenza i miei rapporti con il prossimo sono limitati. Diciamo che quelle che le persone che sento volentieri sono tutte persone, cioè se le sento vuol dire che veramente ci Chiaro, tengo, insomma, e ok. cerco di coltivare nel poco tempo disponibile il rapporto. E secondo te l'arte che fai, o anche in generale, è libertà di pensiero, fino a dove si può spingere l'arte? Se c'è un limite o proprio c'è la libertà completa? Allora, accennavo in varie conversazioni magari che abbiamo fatto anche, cioè per me bisognerebbe partire in questo caso, la domanda non è tanto questa, ma è più cos'è l'arte per te, no? Ok, allora partiamo a cos'è Partiamo da questo, cos'è l'arte. l'arte per me? Per me l'arte è appunto quel qualcosa, quell'oggetto, quell'artefatto, quella canzone, abbiamo detto, quella poesia che si è scritta, Certo. che una volta fatta, una volta osservata, ok, permette di porsi delle domande, dei quesiti alle quali non si ha risposta. Per di più, aggiungo, e si accetta di non avere quella risposta. Ok. Una volta che c'è questa accettazione, per me quella è arte. Ok. Tornando al discorso che Sì. facevamo, la domanda, che cos'è? Come si può definire questa cosa? Non tutto può essere arte per me, ok? Ci sono alcune cose che sono arte, altre cose che sono artigianato, ok? Entrambe, cioè, non è un giudizio sul prossimo, sul lavoro che viene fatto, eccetera. Tutte le cose hanno ragione di esistere, semplicemente hanno scopi differenti. Cioè, Ok. Certo. per me, quando non riesci a porti queste domande, appunto l'accettazione del non avere risposte, non è arte. Ma non è che allora è qualcosa di sbagliato o che non va bene o che è da giudicare negativamente, semplicemente è un'altra cosa. Cioè ci sono moltissimi disegnatori, pittori che io reputo mostruosi tecnicamente, bravissimi, che comunque magari non fanno arte, ma non fanno arte non perché non vogliono cosa, alle volte perché non hanno qualcosa da dire, ma alle volte perché invece prestano la loro mano a fare qualcosa che è funzionale a qualcos'altro, come Chiaro. potrebbe essere, senza giudicare, ma magari un fumetto, capisci, che è funzionale a una storia. Non è detto che non sia arte, quella comunque è una forma di espressione, è un racconto, ok? Ciò che lo eleva ad essere arte è il fatto che ti può porre dei quesiti, e questo è lo spartiacque. Ok, tra una cosa e l'altra. Ci sono fumetti che sono arte, ci sono fumetti che sono una mera storia, tecnicamente fatta benissimo, che ha ragione di essere raccontata. Tutto il resto, ma io stesso non penso di. Spesso non credo di fare arte. Non riesco a fare arte, non è che non credo, non riesco. Vorrei riuscirci, non riesco. Ho dei limiti. E in tutto questo la libertà, La appunto. libertà è quella dell'espressione, cioè il fatto che io possa raccontare qualsiasi cosa, in realtà con qualsiasi tipo di rappresentazione, con qualsiasi metafora, con qualsiasi Chiaro. simbolo, mi porta a dire sì, è libertà massima. Però, anche di qua, che cos'è che ha veramente ragione di essere raccontato? E questo allora anche qua dico, è libertà massima l'arte, farla. Però se tu vuoi fare arte, inteso secondo la mia definizione Sì, personale, certo. limitata e ottusa anche per certi No, aspetti, personale, personale, appunto. le uniche cose che hanno ragione di essere raccontate sono le verità tragiche dell'esistenza. Concludere in linea con col nostro tema, quanto ti senti non convenzionale? Io spero, io vorrei veramente essere una persona molto convenzionale. Cioè, Vorresti io essere vorrei, sì, molto vorrei convenzionale. proprio esserlo. Cioè, per me, riuscire a svegliarmi, andare a lavoro, soddisfatto del fatto che mi basti andare a lavoro e avere una vita normale, per me sarebbe la cosa più bella possibile. Penso che una persona che abbia questa possibilità sia veramente felice.
Io personalmente forse sono non convenzionale perché la mia vita è un qualcosa che devo rinchiudere momentaneamente, quantomeno, in un periodo delimitato di tempo. Quando, se mai dovessi avere la possibilità di poter dedicare tutto il mio tempo, ok, quindi non avere più limiti e poter dedicare tutto il mio tempo, tutto il tempo che ho a disposizione esclusivamente a questa ricerca, allora sarò una persona convenzionale Convenzionale. e felice. Quindi sei non convenzionale di natura, punto. Per forza di cose. E non volutamente. Ok, allora adesso saluta Ciao tutti. ragazzi. Ciao, grazie. Grazie. Ok, bene. La cosa interessante è che non è che esiste in realtà un segno giusto, un segno sbagliato, una cosa, cioè l'importante è che sia sicuro di quello che stai facendo. Cioè, devi sapere cosa stai facendo fondamentalmente. È struttura, cioè, nel senso, in questo caso so cosa sto facendo, so come è disegnato e quindi non ho problemi, cioè, faccio anche vedere magari come renderlo un pochettino più realistico. È che poi mi piace distruggere la figura. Facciamo una bocca gigante adesso. Questo è fondamentalmente tutto neutro. Non sto facendo un dipinto mio dove lo scelgo in maniera espressionistica, ok? Quindi sulla base di ciò che sento, ciò che voglio rappresentare, più che di quello che in questo caso è dettata più che altro da una scelta tonale, cioè una scelta di rappresentare con due toni semplici, un chiaro e uno scuro, fatti da due neutri, in questo caso, degli elementi. Funzionare al soggetto, fondamentalmente, lo sfondo è il contesto in cui vive il soggetto, no? Quindi in realtà faccio un abbozzo generale come ho appena fatto prima e poi parti a lavorare, questa è una tecnica pittorica classica veneziana in realtà, quindi parti dallo sfondo per poi venire sempre più in avanti verso i piani principali, in modo che tu abbia sempre più verso di te la figura e quindi i neutri tu riesci a gestire meglio i colori. È proprio un procedimento classico questo, accademico. Vabbè.